Che cosa pensa? Ospite del Circolo PD di Vittorio a Pescara, guidato da Antonio Caroselli, è intervistato da Baldissera Di Mauro. Achille Occhetto ha presentato il suo ultimo libro, dal titolo più che esplicito, La lunga eclissi, passato e presente del dramma della sinistra, per Sellerio Editore. Il protagonista della storica svolta della Bolognina ha voluto condividere le sue riflessioni non soltanto sulla storia, ma anche sull'attualità, con i militanti di un PD in crisi di identità e alla vigilia della prova congressuale. La lunga eclissi che attraversa da decenni ormai la sinistra italiana ed europea ha un spiraglio di luce che comincia a vedersi, oppure è scomparso anche l'astro? Ma uno spiraglio, ma solo in parte, perché a mio avviso il PD è partito con il piede sbagliato, è partito con i nomi per fare le primarie, invece doveva partire da una costituente delle idee per decidere insieme quali sono i fondamenti, i valori di fondo per i quali una comunità sta insieme, e poi solo dopo decidere il nome sulla base di chi è più idoneo a difendere e a sostenere il destino di tutta una comunità. Invece in questo modo si è partiti sparpagliati e non fa ben sperare. Comunque lo spiraglio lo vedo: se decidono che chiunque vinca deve costituire l'unità di tutto un partito, devono aprirsi però a qualcosa di diverso, non rimanere chiusi nel PD e creare le condizioni di un'alleanza molto più ampia. Quali fermenti propone il Paese? Abbiamo visto Roma, le donne di Torino, i giovani dei movimenti studenteschi. È da lì che un partito deve ricostruirsi. Sì, un partito deve essere collegato alla cittadinanza attiva, avere i tentacoli attenti, vivi, collegati con tutto ciò che si muove nella società, e c'è molto che si sta già muovendo. Il limite della situazione è che non c'è nessuno che li rappresenta. Quindi il PD deve darsi una sveglia, ma tutte le forze democratiche e di sinistra dovrebbero darsi una sveglia.